La cosa importante era vincere, seppur avete sofferto. Sì, abbiamo sofferto. Perché? Perché penso che il Parma ha qualità, è una squadra che ha giocato bene e poi l'ultima mezz'ora anche fisicamente la squadra un po', soprattutto dopo il gol di Parma dove loro hanno spento ancora di più e noi abbiamo perso un po' le palle, ma penso che anche fisico questo. Ma stasera cosa possiamo dire, la cosa positiva soprattutto i tre punti e imparare a vincere anche con la sofferenza, perché quello fa anche crescere la squadra e permette di seguire quello ritmo delle squadre che sono davanti a noi, che vanno anche a un ritmo molto veloce. Lori, che hai giocato in una difesa completamente nuova dal portiere ai quattro nel secondo tempo, come ti sei trovato, sei stato quello magari anche a mettervi un po' in difficoltà? No, non penso perché il primo quarto d'ora del secondo tempo non sono anche avvicinato troppo alla porta, non hanno calciato, poi c'è quello rigore dove Mauri non pensa che voleva fare farlo, era più un incidente, poi soprattutto loro che hanno iniziato veramente a spingere, noi abbiamo perso palle, siamo trovati dietro a avere un'azione dopo l'altra, sicuramente non è facile, ma abbiamo conceso penso una su una parata di Piccione di Albano Bizzarri, ma dietro non è che hanno avuto tante opportunità dietro. Ma penso che, come l'ho detto, è importante che l'abbiamo vinto sta partita e fa sempre crescere la squadra, come chi gioca, chi non gioca. Per me non era così tanto difficile da entrare con questi, perché mi alleno ogni giorno con loro, sicuramente la partita è diversa, ma mi sono sentito abbastanza bene, anche sì, non abbiamo fatto una grande gara, ma vincere è l'importante per noi. Questo è sicuramente c'è bisogno di giocare per essere ancora più performante, ma mi trovo bene, è un ruolo che c'è una grande esperienza soprattutto in nazionale, a Marsiglia, al Galatasaray ho giocato, così non è qualcosa di nuovo, poi provo anche quando entro anche di guidare un po' la difesa, di provare a giocare la linea un po' più alta, se riusciamo, e sostituire Beppe che lo fa benissimo quando gioco, e a me non mi cambia tanto degli altri posti dove ho giocato, anche se sicuramente bisogna di giocare ancora di più con i tuoi partenari per essere ancora meglio. Può essere che questo è il tuo video da prima difensore centrale rispetto a chi è centrale, se non sbaglio è la seconda che Sì, io penso che il mister all'inizio della stagione mi vedeva più come difensore centrale, dove mi aveva visto anche all'estero, al Galatasaray, e poi sicuramente abbiamo avuto giocatori abbastanza dietro e sicuramente quando c'è bisogno di giocare a due al centrocampo o sostituire le des, ma sicuramente hanno più bisogno di me sulla quantità dei giocatori al centrocampo, ma poi il mister sa benissimo che c'è una grande esperienza anche dietro e se posso aiutare la squadra di questo modo lo faccio con grande piacere. C'è anche il mercato di gennaio, tu pensi di restare a Lazio fino al giugno? No, sì, gennaio no, perché non sono un giocatore che mi muovo a gennaio, sto bene, sicuramente c'ho una voglia, perché fino all'anno scorso ho sempre giocato dove le altre società dove ho giocato, e sicuramente voglio giocare ancora di più alla Lazio. Provo di allenarmi il meglio possibile e di essere utile alla squadra quando gioco. Se c'è una possibilità di partire sarà in giugno sicuramente, ma assolutamente no, perché voglio far parte di questa squadra fino alla fine e penso che possiamo fare bene fino alla fine, sono sicuro per quello e sono sicuro che c'era anche lo spazio per me, come ce l'ho avuto un po' adesso e come ci sarà ancora più in futuro, quello sono sicuro.